Buio e silenzio dominano incontrastati da 35 milioni di anni, creando uno scenario magico in cui è possibile vivere esperienze mozzafiato. Le grotte dell'Angelo di Pertosa, le più importanti del sud Italia, sorgono a circa 70 km da Salerno e rivestono una grande importanza, oltre che dal punto di vista naturalistico e speleologico, anche sotto il profilo storico e archeologico. Migliaia sono i turisti che ogni anno ammirano le bellezze delle grotte, seguendo i vari tragitti che si snodano per circa 3 km sotto l'imponente mole del massiccio degli Alburni. Il tratto iniziale è invaso dalle acque del fiume Negro, che offrono un emozionante viaggio in barca fino alla cascata naturale, oltre la quale, proseguendo a piedi, ci si inoltra nelle viscere della terra, dove luci e ombre si confondono creando suggestioni sempre nuove. L'ambiente offre scenari davvero unici, con cunicoli e caverne dalle superfici frastagliate. Stalattiti e stalagmiti emergono dalla roccia, dando vita a un paesaggio surreale, misterioso, che somiglia a un set cinematografico. Un gioco di luci e ombre mette in evidenza alcune figure, nate dalla mano sapiente della natura a cui la fantasia umana ha dato un nome. Unica al mondo è la Sala delle Spugne, che da sola varrebbe l'intera visita. Lungo il percorso turistico, ogni settimana viene allestito lo spettacolo teatrale L'Inferno di Dante, un viaggio nella cantica più nota e amata della Divina Commedia. Oltre a quello aperto al pubblico, esistono altri due percorsi, più marcatamente speleologici, riservati a esperti ed esploratori. La temperatura all'interno delle grotte si mantiene costante tutto l'anno e varia dai 12 ai 16 gradi, con un tasso di umidità elevatissimo. Proprio le condizioni climatiche hanno favorito la formazione calcarea delle stalattiti e stalagmiti, che nell'ultimo periodo hanno smesso di crescere a causa della presenza dell'uomo e della patina formatasi sulla superficie delle opere calcaree. Per salvaguardare il patrimonio naturalistico e speleologico, oggi è in funzione un impianto di illuminazione a LED, che non rilasciando calore interferisce al minimo con l'ambiente naturale. Le grotte sono un'interessante testimonianza geologica e archeologica. Notevole la quantità di reperti recuperata dopo i primi scavi effettuati alla fine dell'Ottocento. Le particolari condizioni climatiche, inoltre, hanno permesso la conservazione di strutture lignee, interpretate come palafitte costruite presumibilmente tra l'età della pietra e l'età del bronzo. Anche i greci e i romani conoscevano le grotte. Plinio il Vecchio ne accennò quando, descrivendo il corso del Tanagro, menzionò un suo percorso sotterraneo. Leonardo Alberti, frate domenicano del XVI secolo, fu il primo a parlare in modo esplicito dell'esistenza delle grotte di Pertosa, che nei secoli hanno offerto protezione agli abitanti della zona,
I primi cristiani le usarono come luogo di culto, al sicuro dalle persecuzioni imperiali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, furono utilizzate come rifugio antiaereo e forse anche come campo di internamento nazista. Stelle di Davide scritte in ebraico sulle pareti delle rocce avvalorano questa ipotesi. Oggi le grotte di Pertosa sono un'attrazione turistica senza pari, un luogo incantevole in cui vivere esperienze magiche.